Ciao, questo è un nuovo video che di solito che faccio quando riesco a guardare qualche film che mi sono andato a vedere. Black Site, La Tana del Lupo, che è un film che è uscito a maggio del 2022, che come film, come paese, dove l'hanno fatto è americano, degli Stati Uniti, che magari come si dice, che magari qua in Italia sarà sicuramente arrivato qualche mese dopo che la data ufficiale. Ho visto che era del maggio del 2022, che come si dice, che come film, come genere di film, è il solito azione thriller, che certi attori che erano in questo film, qualcuno l'avevo già provato a vederlo, però magari nel complesso, magari come film ci poteva anche stare, anche se magari dura un'ora e mezza, un'ora e 33 di film, che adesso, visto che lo si può guardare su qualche piattaforma, se qualcuno magari ha qualche abbonamento su qualche piattaforma, magari lo può anche magari andarselo magari a recuperare, magari anche gratis. Che lo sono riuscito solamente a vederlo solamente adesso come film, che quando era uscito al cinema non ero magari riuscito a vederlo appena uscito al cinema, ma sono riuscito solamente adesso. Ma come si dice, più che altro parla di questo gruppo di ufficiali con sede in una specie di labirinto top secret, deve combattere per la propria vita contro questi Etchit, un brillante e famigerato detenuto di alto valore, ma quando scappa la sua misteriosa e mortale agenda ha conseguenze magari terribili e di vasta magari di vasta portata, che più che altro magari la trama di questo film, magari era questa qua. Che però magari ho visto, guardando magari il film, magari ho visto che il solito magari americano, che nel complesso magari le scene, come è fatto proprio il film, ci poteva magari anche sai che come regia il regista di questo film è questa Sofia Banks, che magari lascio come al solito magari certe informazioni su questo film magari sotto in descrizione tra gli attori, video trailer, magari se riesco magari anche a trovare qualche informazione in più, che la metto come sempre sotto in descrizione, che anche se magari è uscito già da un po', l'ho voluto andarmelo a recuperare lo stesso come film, che ho visto che prima di guardarlo avevo letto magari anche le recensioni. Ho visto che ne parlavano bene di queste sulle recensioni che sono andato a leggere. Più che altro magari come film, magari solito magari thriller ad alta, magari con tanta azione, che si vede magari tanta
azione dove magari questo detenuto che mette sotto scacco magari questo gruppo magari di ufficiali che magari come trama e soprattutto come ha fatto magari il film, ho visto che è fatto magari anche bene che a chi magari piace questo tipo di film magari azione che è un misto tra azione e thriller che a chi magari piace questo, sicuramente magari a chi piace magari questi film magari d'azione, magari sicuramente magari è uno di quei film da andarsi magari a recuperare, che adesso lo si può guardare solamente magari su qualche piattaforma, essendo uscito nel 2022 come film. E niente, che magari lascio sempre qualche informazione in più, magari sotto in descrizione, sempre sul film, anche il cast degli attori che hanno partecipato, che ho visto che ci sono un paio conoscevo di già, che negli ultimi film, soprattutto quelli che sono, magari io in particolare, che ho andato. Vado sempre magari soprattutto al cinema, quando vado mi guardo i film magari quelli horror, che un paio di attori che ci sono in questo film li avevo già visti, però magari compreso come questo qua proprio Blackside, come si dice, ci poteva nel complesso come film, ci può magari anche magari anche stare. E niente, quello che potevo magari dire su questo film magari l'ho già detta. Al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti magari video che porto magari sul mio canale. E niente, per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.